Mister Capuano, seconda partita in 72 ore, come si è preparata la squadra? Intanto buongiorno a tutti. La squadra sicuramente il morale non è dei migliori perché dopo una prestazione del genere perdere al 91esimo su una palla inattiva dove purtroppo avevamo dei codici ben precisi, quindi abbiamo perso l'uomo e quindi è un errore di attenzione che di solito non facciamo, però adesso quella partita va nel dimenticatoio. Il tempo per preparare la partita con Catania è stato pochissimo. Domani affrontiamo una squadra forte, inutile dire la forza, l'organico del Catania, però sicuramente noi siamo in un periodo ottimo per risultati, per prestazioni. Affrontiamo una squadra ben allenata, molto organizzata, con giocatori totalmente differenti da questa categoria, però come dico sempre in ogni conferenza pre-gara, sicuramente non saremo vittima sacrificale, consci che giocheremo contro una grandissima squadra. Per quel che può farà turnover? Ma questa è una domanda provocatoria, non ho tanti giocatori a disposizione, abbiamo una rosa risicata, cortissima. Probabilmente avremo a disposizione Zillo, quindi abbiamo un appoggio in più per poter andare ad affrontare questa gara, sia in partite eventualmente in corso o dall'inizio, questo sicuramente non lo so, non ho ancora deciso, però qualcuno riposerà dove c'è possibilità di far riposare, dove non c'è possibilità di riposare, chiederemo un ulteriore sacrificio. Per quel che riguarda la partita di Catania, lei sa bene che Avellino Catania, o Catania Avellino in questo caso, è sentitissima dalle due piazze. Si sente dire qualcosa ai tifosi? Due grandissime piazze, due piazze che meritano la Serie A, non la Serie B, però io non ho il tempo di pensare a queste situazioni. Io penso a preparare al meglio la mia squadra per raggiungere questo obiettivo che è la salvezza. Abbiamo un discreto margine, però sicuramente dobbiamo continuare a pedalare, come ho detto, nei momenti di difficoltà che non ci siamo mai battuti, così lo dico in un momento dove stiamo facendo benissimo, non bene, uso sempre una metafora, il cammino è ancora lungo, tortuoso e con tante insidie dietro l'angolo. Penso di avere l'esperienza di non avermi mai abbattuto, di non avermi mai esaltato. Molti dicono che abbiamo la salvezza a portata di mano, io ritengo che sia utopistico dire determinate situazioni. Situazione infortunata, situazioni cliniche, qualcosa da segnalare? Ah, mi sembra che si è fermato Carbonelli, quindi non so se farà parte, questo lo deciderà lo staff medico, fra qualche ora mi dirà Chiedovenia se è in condizione di partire o meno. Per il resto penso che tranne quelli lì che siete a conoscenza, purtroppo degli infortuni gravissimi che abbiamo avuto, il resto sono tutti a disposizione. Lei ritorna in panchina, almeno se la godrà dal campo la partita. Vabbè, sarò più vicino alla squadra, anche se chi mi ha sostituito ha fatto appieno il proprio lavoro, facendo un ottimo lavoro, giocando contro una grandissima squadra qual era il Teramo, preparando bene la gara, dirigendola benissimo dalla panchina e con tante assenze, con tanti giocatori fuori ruolo. Purtroppo se al 91esimo avessimo difeso da squadra, da Avellino, probabilmente saremmo parlando dell'ennesimo miracolo. Secondo lei la squadra l'ha smaltita, la sconfitta? Mentalmente? Sai, quando perdi male non vedi l'ora di poter rigiocare, quando perdi bene poi ti rimane dentro, però sicuramente abbiamo l'esperienza per poter resettare tutto. Grazie, mister. Buona giornata.